La voce interiore. Santa Maria delle Mole, la voce interiore, attraverso Roberta S., giugno 2000, a cura di VB, guide. Non vogliamo confonderti le idee. Abbiamo parlato di energia intesa come anima, come vita, e abbiamo parlato di energia come capacità di muoversi su varie onde energetiche. Voi avete la vostra dimensione e su quella vi muovete, ma per migliorare dovete necessariamente agganciarvi ad una energia più fine, in grado di portarvi in alto, e questo può avvenire con il vostro impegno e la vostra concentrazione. È giusto che l'uomo si occupi del miglioramento tecnologico e scientifico, poiché anche queste strade si congiungeranno allo spirito divino. Per questo è importante concentrarsi già da adesso anche sul divino essere che ogni uomo è. Nessuno è solo sulla terra e la scienza non è abbandonata da Dio, non è relegata in limitati schemi e consuetudini che in realtà non si aprono nel modo giusto per il fatto che non c'è un indirizzo vero per quelle strade. Lo scienziato studia, analizza, e per fare questo gli occorre concentrazione. Anche per evolvere nello spirito occorre concentrazione. Ovunque riesci a concentrarti, alimenti la tua concentrazione dedicandoti alla questione che ti attrae. Quasi fosse una calamita per te, un richiamo. Se ti piace cantare e viaggiare con le note, andando un po' su e un po' giù, fallo più che puoi. Svilupperai quella parte di te che è coscientemente pronta per essere ampliata. L'uomo procede passo dopo passo, e così forse le tue attitudini forti e già manifestate non sono più di una o due, ma sono quelle che ti aiuteranno a far muovere le cellule del tuo cervello che devono collegarti all'onda dell'interiore sentire e che svilupperanno in te sempre nuove facoltà.